mia preoccupazione qual è? Che quando si incomincia, facciamo i tavoli, i tavolini, i tavoletti, ci vediamo, cioè perdiamo nelle paludi della legge elettorale senza poi affrontare i veri problemi che sono del paese, che sono quelli che abbiamo visto nei vostri servizi, che abbiamo visto quello sull'immigrazione. Perché a me non preoccupa se Renzi vuole utilizzare lo scalpo del PD, lo scalpo di chi l'ha tradito per far fuori il PD o i suoi amici o i suoi nemici. A me preoccupa che questo scalpo poi non diventi dei cittadini di questo paese. Perché è inaccettabile che in un momento come questo sento come una vendetta verso gli italiani, dove sento dire avete votato no, allora stiamo tutto fermo, mettiamo un governo che oggettivamente è imbarazzante per farvela pagare. Perché in questo caso non è che lo paga, non è che la paga Bersani. La pagano i cittadini di questo paese ed è altrettanto inaccettabile che venga detto che chi ha votato no e chi ha scelto no è per l'immobilismo. Però, e per Federica, non fare semplicemente che, forse è la scelta che il segretario del PD abbia una voglia dannata di andare alle elezioni il più presto possibile. Surreale. Io ricordo ma va benissimo andare alle elezioni, io ricordo però anche il segretario del PD quello che dice personalmente non è che mi fido moltissimo, perché se andiamo a rivedere quello che diceva Matteo Renzi, quello che diceva Maria Elena Bo sì. Quello che diceva la Fedeli, ministro dell'istruzione, sì. Diceva chiaramente se vince il no, non solo ce ne andiamo a casa, ma lasciamo la politica. E l'hanno detto non alla Lega, non a Forza Italia, ai cittadini di questo paese. E io sono convinto che una parte di quel voto sia anche in quella direzione, perché avevano fatto loro una lotta di campo e i cittadini hanno scelto. E adesso che mi vedo, Renzi che dice, beh no, ma la politica non la lascio, rimango segretario del PD, metto una maschera che si chiama Gentilone, ma io continuo a governare e scegliere su tutto, sì. Farò le nomine di primavera sugli enti, perché a Renzi interessa quello, gestire il potere e le poltrone. Sì. Maria Elena Boschi viene promossa a sottosegretario della Presidenza del Consiglio. C'è chi si può fidare di una